Allora, io sono Severino Vivaldi, un po' di gente qua mi conosce. Una piccola introduzione per i pochi, per molti che non mi conoscono. Vabbè, a parte roba anagrafica, tecnici curriculum vitae, quindi per ora lasciamo da parte. Allora, sono una persona a cui piacciono le sfide, soprattutto le sfide difficili. Allora, l'anno scorso ho presentato una cosa che secondo me era una sfida, poi la cosa è morta lì perché era uno strumento che usavo un pochino. Questo è uno strumento che ho intenzione di usare. Diceva prima l'assessore di Nuzza la possibilità di smanettare, ho intenzione di fare questo stasera. C'è un po' di tempo, il pronto di stasera è un pochino più lungo degli altri, sono riuscito a strappare un'oretta. La prenderemo comoda perché mi aspetto che insomma siate un po' stanchi e provato sono anch'io dal susseguirsi di interventi. Allora, vediamo un po' se riesco a far funzionare tutto quello che ho preparato. Scaviamo ancora profondo, scaviamo veramente a fondo a livello di entrare dentro i programmi, scrivere pezzi di programmi e addirittura andare proprio al livello di processore e dare, non dico linguaggio macchina, ma ci sarà qualche pezzettino che ha a che fare. Allora, la problematica di base ha un problema che ha bisogno di un sacco di conoscenze di background, di precedenti sulla programmazione concorrente. Ora, un pochettino di introduzione la farò, però come tutte le problematiche molto tecniche ha un problema. Vediamo se questo funziona. Sì. Il problema fondamentale che ha è che è difficile da apprezzare sia le problematiche che le soluzioni. Allora, se io vi faccio vedere in pagina con questo conto, sembra non entrarci niente. Voi, magari perfino che conoscete cos'è, di sicuro, anche se magari potrebbe non piacere a voi, capite che è un'immagine che è lì, che dà l'idea, vorrebbe essere qualcosa di bello, qualcosa di spettacolare. Io tra l'altro ci sono stato in questo posto. Allora, se qualcuno lo riconosce alzi pure la mano, perché mi serve per la slide successiva. Non vedo nessuno. Dai ragazzi, almeno il no, se non il punto preciso, almeno il nome. Silvia? You're in there. You know the place? Allora, questo comunque ve lo dico io, non lo dice nessuno, è il Grand Canyon, ovviamente. Si chiama Horseshoe Bend, la lanza a ferro di cavallo, perché fa proprio un ferro di cavallo. Ora, questa è un pochettino ritoccata, perché è preso molto particolare con il sole a picco, comunque è molto molto rosso, non è così arancione. Però questo è spettacolare. Dicevo, il problema di una foto del genere è che sì, rende anche abbastanza l'idea, però finché uno non l'ha veramente toccata con mano e c'è stato in quel posto, è difficile da una foto o da un racconto veramente trasmettere le sensazioni che si hanno. Questo vale per questo, ma vale anche per quello che vi parlerò dopo, che è estremamente tecnico, e che finché veramente non si mette le mani, non si appresta né nelle difficoltà né nelle bellezze. Questo vale anche al contrario, questo non vi pretendo, non chiedo assolutamente di conoscere cos'è. Poi finisco, la slide, il talk su galleria fotografica è un'altra parte. Questo invece è un posto che ha avuto grossi problemi. Questo qui è una cosa che è abbastanza recente, è un disastro che è successo a Fukushima, in particolare non i danni della centrale atomica, che non sono questi, ma i danni del terremoto e dello tsunami. Quindi voi lo vedete, vedete un sacco di macerie, però non si riesce a capire quanto è disastrosa la situazione, quanto è stato disastroso. Bisogna esserci.
Allora, io adesso, non su questi argomenti, su altri, proverò a farvi entrare in quello che ho fatto per vedere di darvi queste sensazioni di seconda mano, mi dispiace, però avete tutti gli strumenti, visto che open source, per farle poi di prima mano voi. Allora, basta che la scelta fotografica, cominciamo. Allora, programmazione concorrente, ha detto serve un sacco di background, di informazioni pregresse, di sfondo. Allora, innanzitutto perché, poi diciamo anche cos'è. Perché c'è un certo tizio Moore, che mi pare lavorasse a queste cose del 1965, disse una cosa che a quel tempo non sembrava chissà che cosa, che stranamente ha assunto il nome di legge, perché a quanto pare addirittura ancora oggi. Disse questo, disse che ogni 18 mesi, 2 anni, poi tanti mesi sono un po' cambiati, il numero di transistor, cioè di componenti, all'interno di un processore, e parliamo di processori come può essere il mio portatile qua, o come può essere il fisso che ho fatto la fatica di portare, pesa quasi 20 kg di staggetto, dopo vi spiegherò perché l'ho voluto portare, raddoppiava appunto ogni 18 mesi o 2 anni. E questo è sostanzialmente valido anche adesso che siamo al 2013. Hanno avuto delle difficoltà eccetera eccetera, però questo cosa significa? Significa una velocità che fondamentalmente la potenza del processore che avete sotto, prendo lo smartphone, questa gigio qui è molto più potente di un computer che potevate prendere solo qualche anno fa, eppure sta una tasca. C'è un ma, dal 2005 è successa una cosa: la frequenza dei processori ha smesso di aumentare per un sacco di motivi, ora non ci sto a entrare nel lunga. Soprattutto, assieme alla frequenza è successa un'altra cosa: le prestazioni, quindi la velocità dei singoli core, quindi delle singole processori. Quindi cosa hanno fatto? Hanno cominciato a fare processori che avevano all'interno due core, quindi due processori, poi 4, poi 8, poi 12, siamo già a 16. Avete visto un po' una scala di tempo, una cosa che è successa abbastanza rapidamente. Perché? Perché per dare sempre più potenza ai computer, Intel per prima, tutti quanti hanno avuto lo stesso problema, non riuscivano a aumentare più la potenza dei singoli processori. Vedete, stiamo già parlando di hardware, stiamo già scavando molto a fondo. Allora, bene, d'altra parte Intel, AMD, eccetera, loro fanno il loro, loro rivendono i processori sempre più potenti, la gente vuole un processore più potente, compra un computer nuovo, consumismo, eccetera, eccetera, non cerchiamo. Sì, però con più i programmi che ci girano sopra, abbiamo visto che gli stack software si complicano sempre di più, sistemi operativi, strati su strati di layer di software che stanno usando. Sistema operativo se la cava ancora, ora Linux ci ha lavorato un sacco, sul supporto SMB, sul supporto multithread, multicore, eccetera, eccetera. All'inizio non funzionava così bene, comunque funziona abbastanza bene. Le applicazioni se la passano abbastanza peggio, nel senso che poi vanno sfruttati questi core. Non basta che scriviate un programma sequenziale, dovete scrivere un programma parallelo. Programmazione concorrente vuol dire questo, programmazione parallela. Come si fa? Allora, l'approccio che si usa, e qua, scusate, finora ho detto cose che molti di voi probabilmente sapevano, però per introduzione, visto che un po' di tempo ce l'abbiamo, benedito. L'approccio che molti di voi anche qua spero sappiate è che si usano spesso, di solito, programmi multithread, quindi con più linee di esecuzione in parallelo che condividono la stessa memoria. Allora, questa è una cosa che banalmente, se avete mai scritto un programma Java, lo sapete, se avete scritto mai un programma, Python no, ma in C, C++ si fa tranquillamente, C Sharp anche, un sacco di programmi. Alcuni dei programmi famosi che hanno un pochettino di ostacoli verso questa di linguaggio, scusate, che hanno un pochettino di ostacoli verso la programmazione multithread sono il JavaScript e il Python, ora non so entrare nei dettagli. Però la maggior parte ce li hanno, perché? Per sfruttare i processori multicore. Perché questo qui che io ho come portatile è un dual core, il fisso ha 4 core per threading, vuol dire 8. Ragazzi, se scrivo un programma che fa delle istruzioni sequenziali si sfrutta un ottavo della potenza del processore. E allora non serviva che lo comprassi nuovo, questo l'ho comprato giù. Prendiamo un computer 5 anni fa, insomma, funziona singolo core, andava alla stessa velocità, ma ero risparmiato i soldi. Allora, quindi noi non li vogliamo sfruttare i programmi la programmazione multithread. Allora, come si fa? Appunto, eseguite esecuzioni distinte per scambiarsi da un thread all'altro è molto facile. Si scrive in memoria condivisa. Un thread scrive, l'altro thread legge, così.
Allora, va coordinato l'accesso, ovviamente, succedono le peggio cose, ne vedremo un po', succedono cose veramente pessime. E quindi esistono delle strutture dati, degli algoritmi, eccetera, eccetera, che si chiamano thread safe, e cioè, scusate se vi dico cose che alcuni di voi sanno, però non mi aspetto che siate tutti dei programmatori super esperti. Qualcuno sì, molti esperti, ma no, sono costretto a dire. Un esempio classico, scusate, è una cosa che è anche abbastanza, tra virgolette, famosa in ambiente perché ha usato un algoritmo, delle tecniche abbastanza avanzate, un oggetto che in Java si chiama concurrent hashNow. Ora, due parole velocissime. È una mappa chiave-valore, quindi poteva mettere come chiave una lista di chiavi che volete, a ogni chiave potete associare un valore, un'array associativa. Io la considero famosa perché ha rivoluzionato un po' il modo di scrivere, cioè ha usato le tecniche avanzate che hanno rivoluzionato un po' il modo di scrivere programmazione thread safe, multithread, programmazione concorrente, perché al suo interno usa delle tecniche abbastanza complesse. Non ci sto a entrare, però il fatto è questo: se voi la leggete, che implementazione c'è, volendo dal sito Sun, ora si scaricano i soggetti, è abbastanza incomprensibile, senza fare le cose che uno lo vede e dice ma perché vanno fatte così? È abbastanza difficile da scrivere in quel modo. Perché? Perché usa pesantemente queste due strutture, i lock, e mi sembra anche, ora non mi ricordo preciso un po' che lo guardo, e anche l'operazione lock. Allora, i lock sono una primitiva che va molto d'accordo con la programmazione multithread e con la memoria condivisa. Sono, chi l'ha usato un pochettino la programmazione concorrente lo sa, sono degli oggetti che servono per fornire mutua esclusione, e cioè per dire, io ho una risorsa, una struttura dati di memoria, la proteggo con un lock, poi va sotto il nome di mutex, semaforo, ci sono un sacco di varianti. Questo cosa significa? Significa che c'è una corrispondenza convenzionale, dire questa risorsa per convenzione è protetta da questo lock, chi vuole lavorare con la risorsa prima deve acquisire il lock e quando ha finito lo rilascia. Detto così sembra facile. È facile. Ci arriviamo, ci sono un po' di problemi. Poi volendo ci sono, primo si tratta di coordinamento manuale dell'accesso, cioè mi devo ricordare di prendere il lock giusto, mi devo ricordare di lasciare, di rilasciare. Su questo già un pochino aiuta altri programmi, linguaggi di programmazione. Poi ci sono tecniche avanzate ancora a livello più basso, che sono operazioni atomiche. In Java c'è un'operazione, ci sono gli oggetti, si chiamano Atomic Integer 32, se mi ricordo bene, ce ne sono altre, che fondamentalmente mappano delle istruzioni del processore. Vedete, stiamo scavando molto a fondo, siamo in linguaggio macchina, perché quelle sono istruzioni in cui abbiamo in Java le mette a disposizione. GGBP non c'è bisogno perché basta una libreria e insomma abbiamo tirato su all'inizio, scrivete ASM, se sapete scrivere un po' da sempre lo fate. In Java non bisogna che quelli di lo fate, altrimenti bisogna fare le GNA. E le barriere di memoria? Le barriere di memoria secondo me non c'è tanto gente qua dentro che sa cosa sono. Forse qualcuno a cui ho rotto, che conosco già, a cui ho rotto le scatole. Ci arriviamo su cosa sono. Sono un concetto molto rompiscatole. Dicevo, programmazione multithread, lock, programmazione strutture concorrenti, sembra che vada tutto bene, non ci sono problemi. Programmi multithread ci sono, se andate a prendere, che ne so, un programma di codifica o decodifica video, come minimo è in grado di sfruttarlo i thread. Anche se volete andare sull'open source, ci sono implementazioni open source, software libero, di GZIP, BZIP2 che sono parallele. Sono cose così strane. Va tutto bene? Vediamo. Allora, scusate, questo è l'inglese. Traduciamolo. È abbastanza difficile evitare l'inglese quando si entra su questi argomenti, però ci provo. Allora, quella sopra è una citazione, chiaramente in inglese tradotta, di un libro che mi è stato consigliato da Antonio, che è qua stasera, si chiama Java Concurrency in Practice, concorrenza Java in pratica. Dice, i thread concorrenti sono necessariamente difficili da usare, e debuggare, aggiungo io, per il loro intrinseco non determinismo. Scusate, non determinismo. Ma i computer sono una delle cose più deterministiche che esistono, in teoria. Gli dite di fare ABC, loro fanno ABC. Quando fate programmazione multithread c'è il non determinismo che è di che? Aspetta di saltare per forza. Adesso vediamo. Non è l'unico problema. Ci sono altre cose dai nomi strani o se volete anche un po' preoccupanti. Deadlock, stallo.
due thread che si aspettano l'un l'altro. Poi ci arriveremo, magari se c'è tempo vi faccio vedere anche qualcosa di più. Io aspetto te, tu aspetti me, siamo bloccati in eternità. È programmato, vuol dire che non sta funzionando. Lineblock è la versione molto educata e gentile dello stesso problema. Io dico prima te e l'altro mi dice no, prima te, e siamo fermi uguali a rimbalzarci la palla, non andiamo avanti. Il programma non sta funzionando. Starvation, questo lo salto un attimo, sarebbe un pochino più lungo da descrivere. Priority inversions, stessa idea, e cioè dice io sono proprietario di un lock, però sono un oggetto a bassa priorità, c'è qualcuno a priorità più alta di me che sta aspettando che io liberi questo lock. È un altro discorso. Race conditions e non determinismo, forse critiche non determinismo. Questi sono, vale la pena spenderci un po', perché sono una gran rottura di scampi. Sono, scusate il francese, ma sono un casino. Allora, cosa significa? Avevamo già accennato non determinismo sopra. Significano questo, che nel momento in cui io scrivo, magari è lo stesso codice, eseguito due volte, che fa una sequenza di operazioni e un'altra linea di esecuzione che fa la stessa sequenza di operazioni, significa che in alcuni casi il risultato, cioè il fatto se l'algoritmo dia il risultato giusto o dia il risultato sbagliato o magari schianti o vale il ciclo infinito, dipende dalla sequenza e dal modo con cui si intrecciano esattamente le operazioni. Se si intrecciano in un modo, questa chiaramente la mia mano sinistra è la sequenza di esecuzione di un thread, la mano destra che fa lo stesso algoritmo, la sequenza di esecuzione di un altro thread, a seconda di come si intrecciano potrebbe cambiare il risultato. Perché è un problema? Allora, quando succede si dice che ci sono forze critiche, il risultato è non deterministico. Perché è un problema? Perché se io scrivo un algoritmo in n passi e lo eseguo due volte, quattro volte, otto volte, eccetera, eccetera, in quanti modi si possono intrecciare? Fate un po' di calcolo combinatoriale, sta roba scoppia. Scoppia perché è esponenziale. È un 2 alla n fattoriale, eccetera, eccetera, esponenziale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se voi scrivete un algoritmo in n passi, l'analisi per capire se quell'algoritmo è corretto quando ne eseguite n copie contemporanee che condividono la stessa memoria condivisa dal progettatore, è esponenziale, è esponenzialmente difficile, perché va fondamentalmente come due alla n. Quindi vuol dire che ogni passo che aggiungete la difficoltà raddoppia o più che raddoppia, poi il conto preciso uno lo fa, un po' di calcolo combinatorio. Questo è il problema. Difficoltà esponenziale è mostrare la correttezza dell'algoritmo. C'è piano in giro, l'ho scritto anch'io, di programmi multithread che sembrano funzionare perché quasi sempre funzionano, però in realtà sono piani di bug. In realtà ci sono dei bug e funzionano quasi sempre, ogni tanto però non vanno. Questo vuol dire che stiamo facendo la programmazione che fondamentalmente la stiamo facendo difficile, ci siamo ficcati, scusate il francesismo di nuovo, in un vicolo sempre più stretto, esponenzialmente stretto, sempre più pieno di spine e sempre più difficile. Poi via via che stiamo mettendo come trend, poi queste cose qui non dico diventano più difficili, ma diventano più evidenti. Va. Bene, questo serve per farvi capire, seconda slide, Fukushima, che magari un po' di problemi ci sono. Magari se voi cominciate a metterci le mani direttamente, se sono cose che vi interessano e avete un'esperienza di prima mano, prima persona e non raccontata da me, cominciate a sbatterci la testa, come si dice, magari vi accorgete che è un casino. Scusate, non ho francese. Magari è un casino concorrente. Allora, chiaro che se fosse venuto qua solo per parlarvi di problemi non sarebbe molto utile. Allora, però calchiamoci ancora una mano un attimo. Allora, questo è il libro che dicevo è stato consigliato già da Concurrence Practice, sempre del 2006, è un libro molto avanzato, libro di programmazione concorrente molto avanzato, perché non si limita a enunciare i principi su come funzionano i pattern. Fa un sacco di esempi pratici, fa un sacco di esempi di cose da non fare, che è una cosa che non si trova tanto spesso. Perché fa vedere l'esempio da non fare, spiega perché è sbagliato e come correggere, una cosa utilissima. Sono più di 400 pagine di non determinismo e corsi critici. In realtà c'è anche qualcos'altro, sono anche un po' di concetti, eccetera. È un disastro. È veramente un disastro. Non tanto perché il libro sia un disastro, il libro è bello,
ma descrive una situazione distrutta. E ho provato a fare debug di programmazione multithread. Allora, debug è una rottura di scatole, multithread è esponenzialmente una rottura di scatole. Perché? Perché quando voi fermate un thread, alterate il flusso, gli altri magari vanno avanti, quindi il bug scompare o appare. Bug non deterministici, belli, spettacolari, sono un disastro, non se ne accade. Quello che succede è che i bug non deterministici sono, non dico la norma, lì forse si è trovato un pochino, ma sono comuni e sono creati. Ah, questo è bello, questa è la cosa più bella. I test non sono mai esaustivi. Come cavolo hanno testate tutte le permutazioni possibili di n programmi che eseguono contemporaneamente, tutte, dico, se avete un algoritmo un po' di K, non dico megabyte di codice, come le testate tutti gli intrecci possibili di esecuzione degli n, delle n passi. È un disastro. Farlo per un programma piccolo, uno deve mettersi su emulatori, eccetera, eccetera. Per un programma grande semplicemente ci vuole tempi che sono giganteschi. Farò presto a dire più dell'unità dell'età dell'universo. Sì, capito, me lo testo. Allora, ciliegina sulla torta, o forse disastro radioattivo sopra terremoto e tsunami, le api 36 basate sulle OC non sono calcolabili. Allora, detta così non si capisce. Ci arriviamo, più avanti faccio un esempio. Tanto tenete. Allora, dicevo, le soluzioni? Bene, prima di darvi una soluzione, voglio fare, a costo di farvi ridere, anzi se ridete un po' a me non mi piace, voglio fare una cosa. C'è un vecchio problema inventato da tale Dijkstra, se non lo diciamo, nel 1965 io non ero ancora nato, che dice una cosa semplice, un esempio, perché lui era uno studioso che cercava sugli algoritmi, non vorrei essere stato uno dei primi, sono citazioni in giro ancora. Facciamo questo esempio. Dove faceva qui giro? Prendete n persone. Ci arrivo. Mi mettete attorno al tavolo, io ne prenderò tre soltanto. Allora, ogni persona. Cosa? Ha un piatto. Scusate, vi faccio ridere un po', ma è voluta la cosa. Prendiamo tutto il spazio. Facciamo tre piatti. Poi, siccome che siamo cattivi, non gli diamo forchette e coltello a ognuno di loro. No. Gli diamo tre bacchette. Non gli diamo una a testa, non gli diamo due a testa, ne diamo una a testa. Una, due, tre bacchette. Ragazzi, forse non l'avete capito. Voglio essere volontari. E gli diamo anche da mangiare, chiaramente. Ora, quest'anno non c'è stata neanche la merenda, mi dispiace molto. Quindi, sulla mano, tre volontari. Si mettono qua. Lo so che fa paura, ma non succede veramente niente. Non vi faccio sparire, non vi seguo come tanto. Non sono un illusionista. Scegli tre persone con la maglia nera. Tre persone con la maglia nera? Allora, qualcuno alza la mano, va bene, però allora ne rimangono ancora due. Non c'è la maglia nera. Una. Vieni. No, non puoi. No, non c'è sapere niente di programmazione. Zero. Non c'è la soluzione. Non c'è sapere niente di programmazione. Un'altra persona e magari prendiamo per stelle così comodo, andate, non coprite troppo. L'esempio adesso se volete banale, ma dopo non sapete. Prendete se non vuoi. Alla terza persona. Un attimo. Forza, qualcuno si faccia avanti, non mi fate pescare. No. Posso? Vai. Allora, qual è la regola? Mi spiace che uno dei tre dalle spalle ha fatto senso. Allora, la regola è questa. Dijkstra era stato cattivo. Dice, ci sono tre bacchette.
Allora, per mangiare, i filosofi hanno bisogno delle due bacchette, mi spiace non ho portato. Cosa vuol dire? Che devono prendere la bacchetta alla loro sinistra, la bacchetta alla loro destra e mangiare. Qual è il problema? Perché è un esempio di programmazione concorrente? Perché la bacchetta alla loro sinistra è la stessa che usa il filosofo alla loro sinistra. La bacchetta alla loro destra è la stessa che usa il filosofo alla loro destra. E quindi appena cercano di prendere le bacchette si trovano a litigare le bacchette con i vicini di tavolo, con i vicini di posto. E quindi cosa succede? Servono algoritmi per risolvere i conflitti. Ah, la cosa è ovvia. Ogni filosofo, ogni volontario rappresenta un thread. Quindi linee di esecuzione separate che condividono la memoria, quello che c'è sopra il tavolo, e che eseguono lo stesso algoritmo. Guarda caso, siamo proprio in tempo. Allora, c'è una soluzione classica, che per chi sa programmazione, con le mani, grazie. Se vogliamo barare, si può barare. La soluzione classica è questa, che è l'algoritmo che poi è stato dato da Dijkstra. E cioè, ognuno dei tre esegue la stessa procedura, e cioè cerca di prendere una bacchetta, di solito magari prima la sinistra, cerca di prendere l'altra bacchetta, la destra, cerca, ho detto, perché magari qualcuno l'ha appena rubata, provate. Dopodiché che è successo? Allora, se qualcuno ha preso due bacchette, mangia. Se non ci sono più bacchette sul tavolo, e nessuno mangia, dove siamo ragazzi? Questo è un detto, ognuno sta aspettando l'altra bacchetta e nessuno mangia, questo è un detto. In questo caso qual è la soluzione? Ok, si ributtano giù le bacchette e si riprova. Oppure si fa una cosa più furba. Uno dei tre filosofi, uno dei tre volontari è mancino, quindi prende prima la bacchetta di sinistra e poi quella di destra, in maniera che non possa succedere questa cosa. Provate, Stefano prende prima la bacchetta di sinistra, gli altri cercano prima la bacchetta di destra. Se non trovano la bacchetta di destra, non prendono la bacchetta di sinistra. Ci siamo? Quindi qualcuno di voi è in grado di prendere la bacchetta di destra? Te puoi prendere la bacchetta di destra, gli altri no. Puoi mangiare. Con la bacchetta di destra adesso te ce l'hai, però non hai ancora la bacchetta di sinistra. In sostanza qual è il discorso? Togli uno dal piatto e mettilo accanto all'altra cosa. Qual è il discorso? Che l'algoritmo si scrive, non è complicato, basta pensarci un attimo. Ci sono un paio di sottigliezze, questa qui del e infatti si fa. Ora, fuori dalla metafora, poi ci arriveremo alla cosa più interessante che viene dopo, qual è il discorso? Le bacchette rappresentano i lock e il piatto rappresenta la risorsa. Le bacchette proteggono il piatto, cioè vanno prima acquisiti i lock per dire posso lavorare. Ci sono dei problemi a fare così. Poi è chiaro che in una cosa reale non c'è scritto da nessuna parte che bisogna avere due bacchette, potrebbe esserci un lock che rappresenta il piatto. Serviva per esempio. Allora, rimanete qua un attimo. Perché, questo si può rimettere a posto, perché dopo voglio fare una cosa che invece sui libri non si trova. Allora, avevo detto programmazione con i thread, memoria condivisa, problemi esponenziali, eccetera, eccetera. Scusate, ma se è così complicato, ci sono difficoltà esponenziali da tutte le parti, è possibile che non ci siano altri approcci al problema della programmazione? Sì, ci sono, hanno studiato un sacco, vediamone qualcuno. Allora, primo, uno dei problemi che abbiamo identificato è il fatto che c'è l'accesso alla memoria condivisa e quindi il fatto che si lavori sulla stessa memoria, che negli ogni thread non lavorino ognuno isolato nel suo spazio, nel suo insieme di dati e di risorse, crea tutti questi problemi, perché se ogni thread lavorasse per conto suo e non interagisse con gli altri, interagisse meno con gli altri, ci sarebbero meno problemi. Adesso vediamo che senso. Secondo, magari si può sostituire la memoria condivisa con qualcos'altro. Ce ne sono le soluzioni. Una è stata presentata oggi quando si parlava di Node.js, cioè i meccanismi ad evento, tutto asincrono, tutto callback. A parte che JavaScript di suo nasce single thread, poi non so se Node.js ha estensioni multi-thread, sarebbe carino. Ce l'ha, ma diciamo sì. Come se non esistesse. Poi ci sono altri concetti, ci sono i futures sono anche quelle cose tra virgolette asincrone. Io do un comando a una libreria e dice eseguimi questo calcolo, eseguimi questo algoritmo. Dopodiché mi viene restituito un oggetto che è un future, una promessa. Quando il calcolo sarà pronto, quel future mi darà il risultato. Se no, io che chiedo al future mi dice non sono ancora pronto. C'è un altro approccio, che è la memoria transazionale, che è l'argomento di stasera, dopo mezz'ora ci siamo, che è completamente diverso. È completamente diverso per un sacco di motivi. Secondo me è anche promettente. Allora, vediamo un attimo dopo cosa c'era. Sì. Qual è la versione transazionale dei filosofi a cena?
così vi spiego anche un po' la differenza. La versione transazionale è questa. Allora, i filosofi a cena fanno tutto nella loro testa. Sono filosofi, pensano, mi sembra anche corretto. Quindi immaginano di prendere una bacchetta, destra o sinistra a questo punto non importa più. Immaginate di prendere una bacchetta. Immaginano di prendere l'altra bacchetta. Immaginano, guardano, una cosa la fanno, controllano che la bacchetta che vorrebbero prendere sia effettivamente disponibile, non sia stata presa da qualcun altro. Sono tutte lì. Immaginate di prendere la seconda bacchetta. Sembra un esercizio, sembra una stupidaggine, adesso vedete che cosa. Immaginano di mangiare, questo sì potrebbe essere una stupidaggine. Avete immaginato di mangiare? Bene. Immaginate di rimettere a posto la seconda bacchetta, i lock si rilasciano sempre in ordine inverso a quelli in cui si sono rilasciati per pulizia. Immaginate di rilasciare la prima bacchetta, di rimetterla a posto. Avete fatto tutto. Benissimo. Non è successo niente. Non doveva succedere niente. La memoria condivisa non ha avuto problemi, non ci sono stati deadlock. Sì, ma non hanno fatto niente, grazie tante. Bene, adesso arriva la cosa interessante. Arriva il commit, perché le transazioni vengono dai concetti di database. Infatti vengono negli anni 60, 70, quando sono cominciati i database. Quindi quando viene fatta la transazione viene tutta eseguita in maniera speculativa, l'hanno eseguita in maniera speculativa dentro le loro teste. Poi dopo, quando si arriva in fondo, si fa un commit o un rollback. Commit vuol dire sì, va bene, da queste operazioni falle davvero sono stato condiviso del sistema. Rollback vuol dire no, guarda, ho cambiato idea, oppure c'è un problema, butta via tutto. Buttare via tutto come è fatto, è tutto nella testa, è facilissimo. Basta ascoltarselo di averlo fatto. Commit, vediamo come si fa il commit. Il commit si fa così. Si prendono tutte le risorse che durante l'esecuzione speculativa, quello che hanno fatto nelle loro teste, hanno cambiato stato da prima a dopo. Le bacchette hanno cambiato stato, erano sul tavolo, le hanno prese ma le hanno rimesse sul tavolo, quindi alla fine non hanno cambiato stato. Quindi sulle bacchette però non si fa niente. Cos'è che ha cambiato stato? I piatti, perché hanno mangiato dei piatti. Ognuno dei tre prende il piatto e se lo prende per sé, per poterci lavorare sopra. Prendete il piatto e lo spostate verso di voi, lo prendete in mano. Siamo? Benissimo. Questo viene fatto con tutte le risorse, c'è un lock dentro nascosto, la memoria transazionale è fatta così. È un lock che posso acquisire. Hanno avuto conflitti? No. Perché non posso. Bene, una volta fatto questo, e se qualcuno non ci riesce, non è questo il caso, si butta via la transazione e riprova, cosa fa? Prende le altre risorse, quelle che lui ha letto, ma che non hanno cambiato stato nella sua esecuzione speculativa. Quindi guarda tutte le bacchette che lui ha toccato, in questo caso non solo bacchette, e controlla che siano effettivamente nello stato in cui loro le volevano lasciare. Le volevano lasciare sul tavolo? Controllo che sia sul tavolo. Le guardano e sono sul tavolo. Dopodiché cosa fanno? Hanno fatto tutti i controlli sullo stato della memoria condivisa, a questo punto hanno preso l'occhio che dovevano prendere, hanno controllato le risorse in lettura se non siano nello stato in cui volevano, a questo punto fanno l'operazione. L'operazione è cambiano lo stato della memoria condivisa così come hanno fatto la risoluzione speculativa, cioè mangiano con le mani. Con le mani, bravo, ecco la differenza. Alla fine l'algoritmo automaticamente si fa mangiare con le mani. Quindi adesso potete mangiare. Bene, ognuno se ne prende uno, dopodiché rilascia tutto. Che con le mani viene con delle copie delle bacchette che sono create al volo. Sì, si può vedere anche così. Si può vedere anche così. Con una copia locale delle bacchette che loro si sono immaginata. Si sono immaginate e quindi la possono usare. Si può vedere così. Allora. Bene, potete tornare a posto. Grazie. Allora, ora questo è un esempio semplice. Ci sono chiaramente esempi più complicati, ne faccio vedere qualcuno. La differenza fondamentale che avete visto è che alla fine i thread, quindi singole persone che rappresentano i thread, singoli volontari, lavorano fondamentalmente nella loro testa, si immaginano le cose. Fuori dalla metafora, lavorano in quello che si chiama un log transazionale, cioè un buffer, thread local, scusate il termine tecnico, di tutto quello che loro fanno, che registra tutte le scritture e le letture speculative. Siamo? Dopodiché la memoria, stato condiviso, viene modificato soltanto al momento del commit. Quindi se io ho fatto 1000 operazioni sul tavolo, in realtà me le sono immaginate tutte nella testa, sul tavolo, al momento che ho preso le risorse che ho
più giusti, eccetera, eccetera. Vado a fare soltanto l'ultimo passo per ogni risorsa. Quindi tocco molto meno questo lavoro di riso. E lo tocco in maniera molto più controllata. Si riesce a dimostrare, ora la dimostrazione è proprio un teorema di matematica, che con un po' di memoria di barriera, messa al posto giusto, gli algoritmi non solo funzionano, non solo non hanno bug, ragazzi questa è una cosa non da nulla, l'abbiamo visto qui, ma si riescono a scrivere gli algoritmi come se fossero singolo thread, come se fossero degli algoritmi sequenziali, come se ci fosse un filosofo solo alla volta. Perché io scrivo l'algoritmo di quello che deve fare il filosofo, ci metto un'annotazione in cima, questo nome qui, fatto, non serve altro. Allora, con calma, qual è il trucco? Perché funziona? Cosa c'è sotto? Perché detto così, chiocciolina atomico, atomica, aperta graffa, sia una sintassi, ma sotto concetto, cosa vuol dire? Vuol dire questo. Vuol dire che quando io eseguo codice all'interno di un blocco atomic, cosa succede? Succede che i risultati non sono visibili dagli altri thread, dagli altri blocchi atomici, finché non ho fatto il commit. È la A di ACID, se avete presente un po' di terminologia database, ACID vuol dire atomic, consistent, independent e durable. Allora, durable vuol dire il fatto che i database salvano sul disco quello che hanno fatto, le transazioni completate. Chiaramente transazioni di memoria questo non possono fare, però la A, la C e la I le hanno, e qui ho cercato di spiegare brevemente per in che modo le hanno. Quindi cosa succede? Le operazioni sono atomiche, la A. Sono consistenti, la C, cosa vuol dire? Vuol dire che non può mai succedere che un thread, quindi un volontario, vede il lavoro di un altro thread a metà, mentre sta in mezzo al commit. Queste sono un po' di regole sotto per evitare questa cosa. Vuol dire anche, viene data anche la independence, la I di ACID, che alcuni database hanno problemi a fornire, Oracle per primo, scusate se poco. E cioè che qualunque cosa un altro thread faccia, il mio mondo, quello che io vedo, le risorse su cui io lavoro, sono tra virgolette congelate. Cioè, se io questa pacchetta la vedo libera, e vedo che nessuno l'ha presa all'inizio della transazione, la potrò ricontrollare quante volte voglio durante la transazione, la continuerò a vedere libera. E se per caso il sistema non riesce a garantirmi che questa è ancora libera, perché magari l'ha presa qualcun altro, ha fatto un commit, ha fatto delle operazioni, cosa succede? Mi dice, alla tua transazione non può essere garantita o la consistenza o l'isolamento, si fa roba che si riesegue. Quindi non esiste di avere uno stato inconsistente in cui controllando due volte lo stato del sistema si ottengono risultati diversi. Questo significa che ogni thread è virtualmente isolato dagli altri, non vede cosa fanno gli altri. Quindi vuol dire che si possono scrivere gli algoritmi come se ogni thread, come se ogni volontario fosse l'unico che sta facendo qualcosa e il resto del mondo è congelato. Questo cosa significa? Significa che io posso scrivere gli algoritmi single thread. Questo è un salto mostruoso. Allora, come sono fatti internamente? C'è un sacco di compare dopo che sono operazioni atomiche, siamo proprio sul processore, c'è un sacco di barriere di memoria e ci sono un sacco di funzionalità avanzate. Queste servirebbe un po' troppo tempo per spiegarle. Però possiamo vedere qualcosa in pratica. Allora, quindi siamo arrivati a una conclusione, o meglio, ve l'ho raccontata, per ora non vi ho fatto vedere niente. Per prendere del codice e trasformarlo in codice multithread, o usate il vecchio approccio lockbar, con rischio di corse critiche, metodo deterministico, eccetera, oppure usate le transazioni. Come si usano le transazioni? Facile, si prende il codice single thread, ci si mette atomic al blocco che vuole diventare atomico. Ah sì, c'è un'altra cosettina, non è chissà che cosa, nella vostra definizione di classe dovete scrivere transaction da qualche parte, la sintassi precisa dipende dal linguaggio di programmazione ovviamente. Questa è la sintassi Java, chiocciolina transaction. Un'altra piccola cosetta dice che invece di usare strutture dati normali usate strutture dati transazionali. Vuol dire che invece dell'array associativo della HashMap normale ci sarà una HashMap transazionale, invece dell'array normale c'è l'array transazionale. Quello, come si fanno loro? Ricorsione, si fanno con le stesse regole. Quindi scrivete atomic, scrivete transaction, eccetera, eccetera. A partire dai principi base della memoria transazionale, la prima classe che può essere quello che vi pare,
e su ci costruite tutti quegli algoritmi di single thread, tutti hanno fatti così le strutture dati transazionali. Bene, allora quelli dopo vi dico una cosa perché volevo saltare un attimo. Allora, questa è... mi ho formattato male, pazienza. Questi sono un po' di implementazioni che ci sono in giro. Quindi non è una cosa che sono inventato io, sono quasi 10 anni che cominciano. Le prime sono viste nel 2005 circa. Questo non c'è stato molto da cercare, basta andare su Wikipedia, Software Transactional Memory, c'è un sacco di link. E c'è, ce n'è una, questa qua, che è, se volete, la scusa del talk di stasera, che ho scritto io, per cui parliamo di te. C'è un piccolo problema, Roberto. L'ho scritta in common lit. Non è scritta in Java, non è scritta in C, non è scritta né in JavaScript. C'è un motivo, ma alla prossima volta magari. Motivo? No, se volete ve lo dico. Ho fatto molto prima. La versione Java, non so quanti anni uomo ci sono voluti per scrivere. Questa è la vostra idea. È già. È riscusato il tempo. Quella ASCII è stata scritta abbastanza in fretta, nonostante fosse la prima, fondamentalmente. Allora, c'è un secondo motivo che non ho detto, che se volete è l'altra scusa per questo. Che è una delle prime, se non la prima, che io ho controllato, però tanti ne parlano. Da scaricare per ora non ho trovato, poi magari domani ne esce una o mi sbaglio o magari è uscita adesso, però io finora perché ho controllato sono riuscito a trovare una che supporta le transazioni hardware. Scusate, faccio un passo indietro, saltando un po' destra e sinistra. Questo, gli svantaggi, perché le transazioni hardware? Che è tutto molto bello, tutto molto elegante, tutto molto bug free, cioè, risolto tutti i problemi di bug eccetera eccetera, sì, ma svantaggi non ce ne sono, cerchiamo di essere un po' realisti. Sì, ci sono. Allora, ce ne sono fondamentalmente due. Uno è quello che ho detto prima, in caso di conflitto, se l'applicazione non riesce, la libreria non riesce a garantire la consistenza, cioè non riesce a garantirmi l'illusione che lo stato condiviso della memoria non sta cambiando, butta via quello che sto facendo e me lo fa rifare da capo. Sì, va bene finché non faccio operazioni irreversibili dentro block atomic. Dentro block atomic faccio operazioni irreversibili, lancio un missile, tanto per fare un esempio estremo. Ormai l'ho lanciato, anche quando faccio roll il missile torna a casa. In più in generale, se faccio operazioni di input-output, operazioni che sono visibili al di fuori della transazione, e quelle che sono irreversibili danno fastidio. Qual è la soluzione classica? La soluzione classica all'interno della transazione si scrive in un buffer transazionale quali sono le operazioni da fare, dopo il commit, se effettivamente tutto è andato a buon fine, c'è qualcun altro che le scoda e le esegue effettivamente. Sì, c'è un po' di problemi che se falliscono quelle sono dopo un problema lo stesso, però se fossero fallite senza memoria transazionale sarebbe stato lo stesso problema. È il disco pieno, era pieno sia che lo eseguo così sia che lo hanno fatto. C'era un altro problema, se volete il problema principale, che era quello della lentezza. Perché dico c'era? Ci arriviamo, lo vedete già scritto. Che per molti anni, sia dall'inizio di quando ho cominciato a fare ricerca, si parla degli anni 90, prima 95, quando si è cominciato a parlare di transazioni software, perché prima si parlava di transazioni hardware, però supporto hardware non c'era, era tutto un bel giochino accademico. Nel 95 qualcuno ha detto, ma se facessimo solo software, ce l'abbiamo, l'hanno fatta davvero, c'è cioè un po'. Andavamo piano perché c'era un overhead tipico, nella mia libreria sono 110 nanosecondi circa sul fisso che c'è di là, sul computer più lento sono di più, di overhead. Ogni blocco atomico costa almeno 100-110 nanosecondi. Non sono tanti, però rispetto a un'operazione di lettura e scrittura in memoria che tipicamente è l'ordine del nanosecondo, sono tanti. Comunque, insomma, parliamo di secondi, parliamo di nanosecondi. L'altra cosa è che le letture e scritture in memoria, visto che succede tutto nella testa del singolo thread che si immagina di fare, eccetera, eccetera, c'è una mappa, un array associativo, chiave valore, per ogni scena di memoria c'è scritto il valore che avrebbe letto, che avrebbe scritto, eccetera, eccetera, e quelle sono più lente, 5-10 volte più lente. Si parla anche qui dell'ordine dei quanto? 9 nanosecondi, 10 nanosecondi su un computer tipico, tanto tipico non è.
Questo problema fortunatamente è stato risolto. È stato risolto a giugno, dopo che se l'avevano annunciato l'anno scorso, io non lo sapevo, ho scoperto a giugno, e infatti non ho resistito, l'ho comprato subito. Un computer con supporto alto della transazione. Quindi istruzioni del processore, inizia transazione, tutte le operazioni di lettore scrivatore e memoria diventano transazionali, dopodiché ho commit rollback. Butti gli overhead diventano tipo 15 nanosecondi. Butti via le letture scritture sul ciclo di utente, vanno alla velocità massima. C'è un trucco, però ci vorrebbe troppo spiegarlo, su come sono influenzabile. Se volete ve lo accenno. Smette di sincronizzare la cache L1. Quindi la cache L1 diventa il buffer transazionale di letture e scritture. Dopodiché c'è un sotto il protocollo MESI, che è quello che serve per garantire la coerenza delle cache. Scusate, divento tecnico, ma un po' ci vuole, no, sembra un giuntino. Che si accorge se ci sono conflitti. Se ci sono conflitti, una delle transazioni, o comunque tutte tranne una, l'algoritmo è suo, vengono buttate via, viene fatto roba, perché vengono ricominciate dall'inizio. Viene mandato un segnale, quindi l'operazione X begin, così si chiama l'operazione CPU, l'istruzione CPU, restituisce un codice dell'errore. E tutto il resto che è stato eseguito dopo, puff, sparito, come se non fosse mai eseguito. È stato eseguito. Non era fatto roba, e tutto quello era perso. Questo risolve il problema delle transazioni. Ecco perché 10 giorni dopo che ho scoperto che c'erano questi professori, non ho resistito, me ne sono comprato uno. Ecco perché sono venuto con 20 kg di cavo di computer fisso per farvelo vedere. Perché quello supporta le transazioni alte. Infatti qui ho portato un cavo di rete, sono collegato in SSH e ho dimostrazione dal vivo, diciamo, e ho... Scusate, Emacs, non è Eclipse o Netflix, però in Lisp questo sì. Faccio partire il compilatore Lisp. Tra l'altro, se qualcuno si volesse avvicinare, questo lo consiglio, si chiama SVGL, è spettacolare, è velocissimo. Supporta multithread, supporta variabili di memoria, tutto quello che potete immaginare. Non ha un granché di toolkit grafico, però se fate queste cose non credo mi interessa. Altra cosa che consiglio, se qualcuno si avvicina al Lisp, il Quick Lisp, spettacolare, è la gestione dei pacchetti, fate conto alla Yum o apt-get o l'npm che abbiamo visto per il JavaScript nel Node.js, per il Lisp. Quick Lisp si chiama, questo qui è Quick Lisp o Quick Load. Gli dico carica nella libreria, lui risolve le dipendenze, installa, compila tutto quanto e le carica le produzioni. Fatto. Ha caricato log4cl, che è l'equivalente ISP del log4j, già lo conoscete. Closer mop è una cosa che non esiste in altri linguaggi di programmazione, non ci provo neanche a spiegarvela, sarebbe meta object protocol. Split transaction lo scritta io, free by garbage serve per interagire con il collector. Word thread è una libreria per i thread, perché è un wrapper sotto le librerie non standard che ci sono, sopra le librerie non standard che ci sono. Alexander è la dipendenza. E l'altro è la log. Allora, come cominciamo? Allora, tanto vediamo come funziona. No, questo non lo faccio. Per ora delle ottimizzazioni ne possiamo fare a meno, insomma io caricare. Carico il pacchetto di test, sono 7000 test, quindi sul test automatico che ho fatto, sono stati comunissimi perché se è un inferno scrivere la programmazione multithread, è altrettanto un inferno scrivere questa libreria, spunto qua di tutte qua. Però dopo una volta scritta si lavora bene. Allora, dove sta? Ecco, facciamo eseguire la suite di test. FireVM, prezzate JUnit, ecco, tanto per la vita è andato a buon fine, passa tutto a posto. E qui ve l'ho detto, sono collegato in SSH. Allora, comincio a farvi vedere in pratica, però ho parlato di tutto e basta. Allora, la cosa che non c'è assolutamente tempo per parlare, di cui parlare, è la sintassi del disco, eccetera, eccetera, però gli esempi che faccio sono abbastanza leggibili lo stesso. Allora, come si fanno le transazioni? Beh, le transazioni si fanno così. Facciamo che quello che vi pare. Si legge, no? Ci viene qui sopra. Vediamo un po' se riesco. Ecco, questo qua è un
fare qualcosa di complicato, quindi mi prendo questa roba qua. Ah, si può anche eseguire tutto. Sì, vabbè, adesso ricarico un po' di roba. Eseguire tutto il fuoco. Forse un po'. Sì, un po' troppo. Perché sto eseguendo tutto qua. Vabbè, ho capito. Facciamo così. Da riavvio. Allora, ecco qua. Allora, prendiamo un po' di roba che abbiamo preparato. Sì, questo magari faccio vedere cosa mi serve. Eseguo un po' di roba perché l'ho messo un po' di... No, magari anche di diverso. Allora, vediamo un attimo. Il concetto di base della memoria transizionale è la cella di memoria transizionale. Allora, vediamo un attimo se riesco a dire il font. Se qualcuno sa usare Emacs meglio di me, ditelo pure, perché non mi ricordo come si incasisce da qua. Nella... Ah, di qua mi sembra. Tipo control modify, non è shift, un altro. Lo shift? Sì, ecco, grazie. Meglio? Magari lo scrivo un po' più. Leggo così, ingrandisco ancora. Ah, no, così un altro pochino posso ingrandire. Ok. Allora, però purtroppo una cosa devo fare perché. Magari. Allora. Allora, la memoria transizionale, diciamo, cioè come elemento fondamentale, ha le celle di memoria transizionale, che qui sono implementate con oggetti che si chiamano transactional variable, tvar. Quindi tvar 0 crea una cella di memoria transizionale che contiene 0. Vabbè, qui ci sono un po' di codici altri. Tvar da solo crea una variabile transizionale che non ha valore. Dopodiché si crea tutto a forza di quelle. Per cui posso chiaramente usarle come se fossero celle di memoria, posso impostare. Allora, questa qui è una variabile transizionale, quindi setf vuol dire set, vuol dire l'assegnamento, quindi sono 50. E lui dentro si scrive 50. Ah, scusate, sbaglio. Ho impostato la variabile vuo a 50. Sbagliato. Cambiato di. Si fa così, setf, il contenuto di vuo. Questa è una sintassi un po' scomoda che quando si usano gli oggetti in realtà sparisce, stiamo andando. Ok, contiene 50. Dopodiché che si può fare? Posso fare una cosa del genere. Atom. Poi. V. 58. E non è successo niente di male. Bene, se io però provo a non farglielo eseguire e lancio un'eccezione, cosa succede? Atom, faccio qualcosa, poi lancio un'eccezione. Se lancio un'eccezione, cosa va aspettato succede? Abortisca. La transizione abortisce, l'errore viene propagato, l'effetto non viene fatto in conto. Il 158 si viene 59. È arrivato l'errore, gli dico, vabbè, non importa. Guarda quello che c'è dentro, c'è ancora 58, non è stato modificato. C'è una cosa più carina che si può uscire anche con altri modi, perché qui ho dovuto propagare un'eccezione e mi è arrivata un'eccezione in faccia. Si può uscire anche con un voto volendo, oppure si può intercettare l'eccezione. Si possono fare cose più complicate. Guarda, il tempo purtroppo non è tantissimo, però vediamo un attimo. Ecco. Vediamo che altre variabili mi hanno preparato. Allora. Sì. Aiuto, che succede? Allora,
Allora, sì, mi ero preparato, visto quasi ora, una mappa transazionale e un hash table transazionale. No, scusa, TM e TH. Queste qui sono l'equivalente di quelle non transazionali, quindi si può fare da ogni qua. Sono altre chiave valore, quindi vediamo un po' se c'è qualcuno. Ecco. Quindi, qual è il valore della chiave della mappa transazionale con chiave 1? 0. Diceva bene, allora lo imposto a un valore diverso. E semplicemente, cioè, alla fine, la cosa che fa è che è totalmente semplice, c'è perfino poco a farvi vedere. Atomic davanti, fa tutto così. Certo. E ci ho messo 7. Se fate fare questa cosa qui, o anche senza Atomic, se non ho scritto, tutto è scritto 7. Se io avessi, come prima, lanciato un'eccezione per cui non veniva fatto il commit, non c'era scritto 7, ci rimaneva quello di vecchio. Ora, io potrei anche scrivervi qualcosetta al volo, però, insomma, non è che ci sia portato. Ecco, perché ho già preparato un paio di esempi. Allora, ho preparato l'esempio, guarda caso, di filosofi a cena. Adesso lo faccio vedere. Come è fatto? Ora, questo qui magari è un po' piccolino, quindi non si può scrivere. Allora, come è fatto? Così vedete anche come si fa. Anzi no, ce n'è uno che si vede meglio, perché questo è fatto un po' a mano, perché questo usa le tipare a mano. Perché se andate a vedere a un certo punto, vabbè, ad esempio un po' lunghino, si dice che le forchette, cioè le bacchette, sono delle tipar, che il piatto è una tipar anche lui, eccetera, eccetera, fatto molto a mano. Si legge, e la cosa importante è questa qui, come fa il filosofo a mangiare? Prende la prima forchetta, prende la seconda, mangia dal piatto e la rimette a posto delle forchette. Tutto questo viene chiamato più sotto, vabbè, queste sono altre versioni, viene chiamato più sotto in un blocco, eccolo qua in un blocco atomico. Poi vabbè, qui ci sono altre cose. Ce n'è un altro che si legge meglio, che è questo qui. È un esempio che stasera non vi ho fatto, ma molto semplice, che è l'esempio di un conto corrente bancario, molto semplificato, per carità. Allora, questa è la versione corrotta. Qui no. E come è fatto il conto corrente? È fatto con un balance, quindi con una quantità di soldi che si stanno dentro, con un lock che serve per proteggere la risorsa, l'ho messo dentro perché così almeno non si sbaglia, no? E poi no. Come si usa? Si fa with lock, prendi il lock, faccio vedere il video. With account lock, prendi il lock del cross, aspettate, piccolo. Se il conto corrente lavora, così lo uso anche come. Se il bilancio, il saldo del conto corrente è almeno quello che voglio, uguale a quello che voglio trovare più grande, allora lo decrementa e ritorna T vuol dire true. Altrimenti ritorna false. Questo è per default come funziona questo. Per depositare soldi si fa in maniera simile. Se riesco a depositarlo, quindi non mi sfora dal tetto, si incrementa il saldo di questo, altrimenti ritorna false. Quindi tutto bene. Vediamo un po' quello che dicevo qui, mi dà l'occasione per dire un'altra cosa. E cioè, il fatto che la programmazione con i lock non è componibile, la programmazione con le transazioni di memoria, con la memoria transazionale, sì. La cosa si vede. Beh, pensate un attimo all'esempio semplice, in cui io voglio prendere dei soldi, trasferirli da un conto corrente all'altro. Ora, le banche hanno i loro algoritmi complicati, eccetera, eccetera, ma come esempio a noi ci serve per capire. Quindi come si fa? Si prende il lock di un conto corrente, poi che si fa? Si prende il lock dell'altro, e così siamo sicuri che nessuno ci ritocca questa implementazione qui. Win lock account account 1, win lock account lock account 2. Quindi li locco tutte e due. Poi prendi i soldi da 1, withdraw account 1 e deposita account 2. Siamo. Dopodiché questi with account lock che vedete sono comodi in listo, perché nel momento in cui ci mettete la parentesi chiusa corrispondente
lì rilascio uno story, non mi dovete ricordare di chiamare il release da solo, ma lo fate sempre. C'è un piccolo problema, non è tanto grave, che se non riuscite a depositare i soldi, che fate? Li rimettete nella conto di partenza, Può fallire questo, ce li avete appena presi, bloccato, non li tocca nessuno, ce li potete rimettere, non può essere successo niente. Dal codice non si vede, non si può succedere, quindi c'è un errore che non è. C'è due problemi in questo approccio. Io non ho usato le primitive withdraw, quindi ritire soldi, prendere soldi, e le primitive deposito soldi e basta. Ho dovuto usare i due direttori da account lock. Quindi vuol dire che io non ho, per fare il trasferimento di denaro, non basta usare le due primitive, prendere e deposito. No, io devo sapere qual è il lock che quelle due prendono e prenderlo in anticipo, e prenderlo perché? Perché li devo tenere tutte e due presi. Non è che posso, se io provo a farlo in quest'altro modo, nella cosa banale, è sbagliato. Infatti ho chiamato broker per quello. Provo a prendere i soldi da uno, se ci riesco, il lock è stato rilasciato perché per diavolo li rilascia, deposito nell'altro. Sì, se ci riesco bene. Se non ci riesco, che faccio? Li rimetto nel primo. E ormai il lock del primo l'ho rilasciato, qualcuno potrebbe aver perfino chiuso il conto corrente. O magari non riesco a rimetterci perché ha superato il tetto. Ora, questo è un esempio in cui c'è anche un tetto massimo. Però è chiaro che potrebbe non essere realistico. Però il problema è questo, che per fare operazioni su più oggetti tra il safe, per essere sicuri che nessun altro vi dia fastidio, dovete prendere tutti i lock di tutti gli oggetti tra il safe, sapere quali sono. Quindi non basta usare le api, dovete sapere qual è il lock che ci sta dentro. E viene esportata questa informazione. Vuol dire che se il giorno che cambia implementazione, poi mio A o non compila più o non funziona più. Perché il lock dovrebbe essere un dettaglio interno, per motivo, non esportato. E B, se lo fate male e usate le cose del genere, non è più un'operazione atomica. Perché non ha preso il lock. Spariscono i soldi da una parte, prima che appaiano i soldi dall'altra parte potrebbe succedere qualunque cosa. Con le transazioni come si fa? Così si vede bene, ad esempio. Si fa così. Allora. Stessa istruzione, se guardate sono praticamente uguali. Come si definisce l'account? Ha un balance, quindi un saldo, non ha più il nome, qui c'era, vedete sparito, è il nome. E davanti ci ho messo transaction. Ora, se fosse in Java sarebbe chiocciolina transaction. In realtà si può usare chiocciolina transaction anche qui con la libreria apposta, però non è quello che fa parte. Fine, non ce la fare altro. Ah sì, ho fatto un'altra cosa. Ho detto che il nome non è transazionale. Perché? Perché il nome lo do all'inizio quando lo sto a modificare. Nel senso, non è pure, non c'è bisogno di essere transazionale. Fa tutto da sé. Sì, manca un pezzettino, però è ovvio il pezzettino. Scrivo tanto. Scrivo. Prendiamo i soldi. Come si fa? Atomic, controlla, eccetera, eccetera, prelieva. Siamo. Come si fa a depositare? Stessa cosa. Atomic, eccetera, eccetera, deposita. Come si fa a trasferire? Questo è il grosso fatto della qualità. Si fa così. Atomic, prelieva da uno, deposita dall'altro. E non è come qui l'altro, che è anche un dettaglio implementativo il fatto di tirare per sapere quali sono i lotti di tappare, prenderli in anticipo, eccetera, eccetera. L'uso di prendere l'anticipo rispondendo che se uno trasferisce da B e uno trasferisce da A, da B e da A, succede quello che ho visto che avevo raccontato. C'è lo stesso problema di prima, ma abbiamo finito un problema come ho detto, perché non è, cioè non riesco a dimenticare, in realtà non può succedere perché nessuno mi tocca la causa di partenza, quindi se c'è un elevato che si fa bene, può essere stato chiuso. Sapere qual era l'opera che ci stava. Prestazioni, ve le dico rapidamente. Allora, la versione solo software siamo arrivati a un massimo di 7 milioni di transazioni al secondo per ogni thread. Non sono pochissime, sono 130 millisecondi, quindi nanosecondi che dicevo, cioè l'overhead più veramente almeno una lettura della scrittura dovete fare. Transazione hardware si arriva al limite teorico è circa 50 per ogni thread su un processore 3 GHz. Per thread, però
Che vuol dire che c'è, ad esempio, con i filosofi a cena, che ho fatto, avevo visto, succede una cosa buffa, finito un tempo ve lo dico e basta, non lo faccio vedere, che finché sono pochi e quindi ci sono molti conflitti, la versione con i lock è più veloce. Attenzione, non i lock normali, quelli del sistema operativo, i lock fatti da me a mano, che usano il compare swap atomico, le barriere di memoria, eccetera, una cosa ottimizzata a morte, e si arriva a 240 milioni di istruzioni al secondo, su 8 problemi, cioè su 8 thread. Una si arriva chiaramente solo di 240 milioni. La versione transazionale con le transazioni hardware, mi dispiace non c'è tempo per farvelo vedere, arriva a 270-278. Quindi non solo è più facile da scrivere, poi è chiaro che per fare le cose in cui aperta parentesi atomica eccetera usa effettivamente le transazioni hardware senza overhead, beh, questo è il massimo. Però d'altra parte anche i compare swap atomici e le barriere di memoria sono il massimo, quindi stiamo confrontando la cosa più parte. 278, va più veloce, 378 invece 240. Quindi non c'è neanche da dire, ma vanno piano le transazioni hardware, con le transazioni hardware no, quelle software sì, perché arrivava a quanto? Mi sembra arrivasse una ventina al massimo le transazioni software sotto 3 milioni di transazioni al secondo. Io direi che ho suonato anche di qualche minuto, vi vedo tutti ammutoliti, quindi vi dico se ci sono domande, altrimenti vi ringrazio. Grazie per l'attenzione, questi vi lascio, quindi il sito dove c'è la mia libreria, lì ci sono i link a GitHub per scaricarsela, volendo su se non in giro si trovano un sacco di riferimenti, questo è il mio indirizzo email. At è chiaro cosa vuol dire, non mi piace scrivere in esplicito se qualche programma si mette a prendere e rubarsi i link per mandarsi gli indirizzi mail per mandare spam, e questo è quanto. Quindi anche perché questa è una cosa su cui ho intenzione di lavorare, per esempio sul discorso della durability, sul fatto di salvare su disco, perché se ci fosse, c'è una libreria furba che fa mappa di file di memoria e poi copia eccetera eccetera per fare delle cose, altre prestazioni, e con quella diventa molto interessante, per questo. E poi comunque su cose del genere. Sì, più con questo da chiaramente dei vantaggi. Ma lei veramente riesce a fare dei misurali parallele? Beh, il generale parallele c'è il vantaggio che volendo si usano i cosi, si usa le schede grafiche. Sì, quello c'è. Però se uno non le vuole usare per un motivo, questo aiuta. Questo sì. In realtà le cose difficili qua non è tanto le reti neurali che hanno poche interazioni, perché alla fine l'interazione tra una parte e l'altra è molto difficile. Sì, sono esatto, hanno, come si dice, i neighbor, i vicini di un neurone sono, tra virgolette, abbastanza pochi. Sì, sì. Questo approccio qui serve nel momento in cui te hai un approccio in cui vorresti usare un algoritmo concorrente, un algoritmo thread, e non riesci a scriverlo. Ti faccio un esempio, una cosa che ho scritto, si chiama LeanSTMX. È un algoritmo concorrente fatto con le transazioni che serve per disegnare e progettare le piste sui circuiti stampati. Perché mettere una transazione, una pista è una transazione, sì. Però l'algoritmo, la paralizzabilità, la concorrenza di questo si sfrutta malissimo, cioè si riesce a tirare fuori abbastanza male con altri algoritmi, perché non hai una divisione abbastanza naturale. Cos'è il discorso della division percolation, come si chiama? Questo non lo conosco. Vabbè, diciamo. Basta tutto. E comunque ti ripeto, l'uso tipico è proprio questo, nel momento in cui non si riescono a trovare altri algoritmi sufficientemente facili per rendere parallelo un programma. Se ho risposto, vediamo. Ho sentito, c'era un'altra domanda? No, non ho sbagliato. Perché vabbè.